Allora, ragazzi, continuiamo i lavori sul motore che deve affrontare la Monferraglia. Come anticipato, abbiamo rifatto il cavo elettrico e ora andremo a sostituire i solenoidi, puntine e condensatore e li monteremo. Io ho comprato dei pezzi di ricambio da un ricambista di eBay, ve lo consiglio, Mickey Rourke 75. Da lui ho comprato diversi pezzi, marmitte, tutto usato, e mi sono sempre trovato bene. Qualità, prezzo è ottima. E un attimo, sposto, altrimenti rimuovo la telecamera. Facciamo con le forbici che facciamo prima. Ho comprato un volano pesante perché i volani pesanti se ne trovano pochi in giro perché tutti vogliono quello leggero per avere maggiore ripresa, ma io voglio il volano che va sul mio motorino. Sui motori a variatore ci va il volano pesante, quello da 1,3 kg. Sui motori a puleggia ci va il volano da 750 grammi, perché se metto un volano da 750 grammi su un motore a variatore ho sì tanta ripresa, ma poi ho tanto fuori giri, che non va bene. Andiamo un po' di aprire qui, così prendo subito i pezzi che mi servono. Primo solenoide, quello per le luci, guardate, nuovo. E poi quello per la corrente. Eccolo qua. Anche questo in perfette condizioni. Così il mio amico Danilo sarà contento di poter affrontare una nuova Monferraglia. Allora, questa è un'operazione che è semplice, relativamente semplice, bisogna rispettare determinati passaggi. Si posiziona per prima la bobina che dà corrente alla luce e al clacson, alle luci e al clacson. Si va ad incastrare questo attacco a clip nel riquadro quadro, controllo di averlo inserito bene, sì, e do una prima avvitata leggera perché tanto di qua, anzi no, non avvito proprio niente, lo sposto, vediamo se si vede, sì. Allora, il percorso che deve fare questo cavo è questo qui. Qui passa sotto il condensatore e va qua. Il percorso del cavo nero altrettanto passa sotto il condensatore, sotto la bobina luci per andare verso le puntine. Mi raccomando, perché se si mettono male i cavi rischiamo di tranciarli o con l'albero motore o con il volano. Do una prima avvitata leggera. Qui bisogna sempre centrare bene. Preparo il percorso al cavo nero che deve andare qui anche egli sotto, anch'esso sotto il condensatore. Bene, di qui passa benissimo. Poi apriamo il condensatore nuovo.
Gli do subito la curvatura che deve avere. Più o meno questa, guardate. Ecco, così. Gli mettiamo subito la spugnetta. La infiliamo. Queste spugnette su eBay hanno un costo assurdo, 1 euro l'una dei pezzi di spugne. La stringo bene con la pinza e gli vado a dare un colpettino di svitol o WD-40 oppure di olio, perché questa deve scorrere bene sulla camma e mantenerla pulita. Ecco, posiziono, piego la spugnetta in maniera tale che non mi ostacoli. Vediamo se vedete bene. Sì, metto più qui e avvito, do già la prima dove sta la vite, non la trovo. Vediamo un po' se è questa. Questa, puntine. E questa qui. Sono uguali, perché alcune volte la vite, ecco, fatto, dei, ecco. La vite della, come si chiama, del condensatore è leggermente più corta di quella delle puntine, quindi non cerchiamo di non invertirle. Ecco, qui c'è la vite del condensatore. Quando fate questa operazione, preferibilmente cacciavite calamitato, perché spazio per le mani non ce n'è e si perde la pazienza. Pian piano infilato e comincio ad avvitare pian piano. Non stringo mai niente prima di esserne certo. Se dovesse fare fatica ad avvitarsi, andate a pulire la sede dove avvitare, perché se c'è un granellino di sabbia, un po' di sporco, perché puoi rovinare la filettatura sull'alluminio, è facilissimo, ma puoi rifarla. Complicato. Allora, poi ci va la solenoide, questo che dà corrente alla bobina. Che percorso deve fare il cavo rosso? Allora, io più o meno lo so e gli do già la sua forma. Deve andare praticamente qui, guardate. Scende di qua, sale e si avvita. Molti lo fanno passare di qua, esterno, ma c'è il rischio di essere tranciato dal volano. Quindi, ripetiamo. Un po' di pazienza, perché vado a piazzare qui. Più o meno gli date la curvatura a mano e poi lo mettete in sede.
Anche questo lo avvito pian piano, senza stringere subito. Perdonatemi se ho le mani davanti, ma non saprei come tenerlo fermo. Fatto. Con un cacciavite piccolo do il giusto percorso al cavetto rosso, quindi qui sotto. Qui. E guardate, spero che si veda bene. E ora monto le puntine. Ruoto l'albero in maniera tale che non mi dia fastidio, non deve stare al punto morto superiore, lo ruoto a destra o a sinistra. Infilo un po' più di, ecco, i tre cavi devono stare più o meno insieme. Guardate, allora quello rosso passa in questa gola e risale, il giallo va bene, il nero passa sotto il condensatore e sotto la bobina del faro e del clacson. Mettiamo queste puntine, sono nuove, marca F. Ho già limato l'asola perché altrimenti si ha difficoltà a si dice a regolarle. Infilato. Devo tirare un altro po' il cavo rosso perché è troppo corto. Qui ci vuole tanta tanta pazienza, ragazzi, eh? Tanta tanta pazienza. Si va un po' a tentativi, però bisogna avere bene le idee chiare di dove devono passare i cavi. Ho le mani davanti, scusatemi, ma non saprei come altro fare. Ho comprato una telecamera, una GoPro o simile. E dai prossimi video avremo la visuale in primo piano, come quello che vedo io vedrete voi. Benissimo. Vite delle puntine. Cacciavite, sempre calamitato, altrimenti la vite vi cade. E avvitiamo le puntine, non più di tanto, eh. Benissimo. Vite delle puntine, quella che prende i tre cavi, giallo, nero, rosso. Centrate il foro e cominciate ad avvitare. Perché anche qui non è che ci sia molto spazio con le mani. Niente, non mi ha preso bene.
Ecco fatto. Centrato e avvitiamo. Un cacciavite più piccolo. Cosa c'è che non va? Cambiamo vite, forse non va bene questa. Proviamo con questa. Vediamo innanzitutto se si avvita. Imprevisto, ragazzi. Vediamo un po' se ho un'altra. Se ho delle puntine nuove. Scusate, si è spostata l'inquadratura. Cosa strana, non si avvita le puntine, la vite delle puntine. Quella che prende i tre cavi non si avvita. Smontiamo un attimo, vediamo il perché. Come vedete, imprevisti, imprevisti, imprevisti. Invece su un motore elettronico tutto questo non esiste ed è bellissimo, si avvitano tre viti ed è fatta. Allora, questa qui perché non si avvita? Andiamo a vedere un po'. Purtroppo è così, ragazzi. Le viti che fanno ora. Cioè, ero rimasto alle puntine che facevano schifo. Ma che non si avvitassero nemmeno, no. Ne cerco subito altre, sempre nuove, e vediamo un po' come fare, dove potrebbero stare. Puntine nuove, ce le avevo. Che le trovo subito. Prese. Mi dispiace per questo imprevisto, ma non ci posso fare nulla se la vite non va bene. Questa la proviamo subito e vediamo se si avvita, così non perdiamo tempo. Vediamo un po'. Queste vanno bene. Ora, solo che questa puntina nuova non è limata nell'asola. Proviamo a vedere se monta comunque, altrimenti sarò costretto a interrompere il video e a limarla. Chiara punta qui nella. Per avvitare la puntina al carter. Vite che deve prendere giallo, nero
rosso. Infilata nella sua sede, avvitiamo con calma, perché dobbiamo anche regolare i cavi in maniera tale che non facciano spessore, altrimenti questi cavi vanno a urtare contro il volano in rotazione e si tranciano. Così tolgo la mano, così vedete. Ora, abbasso i cavi, non avendo avvitato tutto, posso tirare il cavo nero, abbassare il cavo giallo, in maniera tale che non ci sia. Vediamo un po', facciamo ruotare l'albero motore, dove ho messo la chiave da 10, era qui. Benissimo. Allora, per ora le puntine non le posso regolare perché l'asola è troppo piccola e va limata, perché così ho un'apertura ad occhio, sarà di 50, 0,50. Però cosa posso fare? Posso accertarmi che ci sia finalmente corrente. Allora, avvito i due solenoidi. Quando avvitate, stretti con le mani uno verso l'altro, perché se questi toccano contro il magnete del volano, vi giocate il volano, il magnete si polverizza e avete dispersione di corrente e poi il motore si spegnerà e non partirà più. E trovare i volani non è uno scherzo. Di quelli leggeri ne trovate quanti ne volete, anche nuovi in vendita. I ricambi cinesi che hanno un magnete che dà corrente sia no ad una bicicletta elettrica. Mentre ricambi buoni usati come questo costicchiano. Allora, per ora così abbasso, metto il volano. È semplicissimo. Puntate sulla chiavetta e questo si infila da solo. Guardate, 1, 2, 3. Vediamo un po'. Come non detto, ragazzi. È semplicissimo. Andiamo. Ecco fatto. Ora voglio controllare che ci sia corrente. Giro. Innanzitutto vado a togliere la candela perché altrimenti con la compressione non riesco a girare. Danilo ha montato delle candele, non lo so, giusto per coprire il foro, non so che si sembrano per quelle candele per i mezzi agricoli, non lo so. Vediamo un po'. Speriamo che faccia scintilla. Quanta scintilla, ragazzi! Non so se si vede, ma io la vedo. Credo che voi la sentiate. Benissimo, fa scintilla a più non posso. Danilo sarà contento. Ragazzi, per questa sera basta. Domani il motore verrà avviato e vi farò vedere la messa in moto. Ciao ragazzi.